Siamo con Maurizio Scafidi, vicepresidente del GSD Pertusio, una nuova stagione che parte e si stanno gettando le basi per un campionato di terza categoria dove il Pertusio vuole essere protagonista. Sì, siamo qui a dare due calci al pallone anche questa sera, preparando una squadra per il prossimo campionato, cercando di renderla più importante e più forte dell'anno scorso. Una squadra di molti giovani, abbiamo veramente tantissimi ragazzi con un'età molto bassa, quindi la possibilità di fare un programma a lungo termine di una squadra che possa crescere negli anni. La possibilità è quella di dare opportunità a tutti quelli che vogliono giocare a pallone di poter giocare anche con noi. Il Pertusio è una società storica che ha sempre portato avanti un discorso di calcio vero, di un calcio che molti definiscono pane e salame, ma che in realtà è quello che porta tanti giovani a portare avanti quella che è una semplice passione. Quanto questo è importante in una società come la vostra, e anche per ciò che riguarda il futuro, quanto il Pertusio punta al fatto di questo calcio bello, vivace e anche verace? Sì, Pertusio è una squadra sempre stata rinomata per quello che è la base, molto semplice, se riusciamo a gestire i ragazzi in maniera semplice, e vogliamo continuare con questo nostro obiettivo di restare molto terra terra sulle questioni di gestione delle persone. Certamente qualche ambizione bisogna anche averla, quindi dobbiamo anche cercare di guardare il futuro e cercare di credere in qualcosa che i ragazzi possono conquistare. A noi fa piacere vederli sorridere, perché poi il calcio è un gioco, non deve diventare un problema, anzi, ecco perché pane e salame è un modo per finire bene l'allenamento. Mettiamoci lì, mangiamo un pezzo di pane tutti insieme, facciamo due risate e domani si comincia la giornata lavorativa, perché questi ragazzi tutti quanti lavorano e studiano. Infine è naturale parlare di obiettivi, come giustamente il vicepresidente ha parlato, ma al di là della scaramanzia, quali sono i traguardi che il GSD Pertusio si pone per il campionato 2023-2024? Certamente dare un'impronta di dicendo già vogliamo arrivare lì non aiuta, perché poi sappiamo già che la scaramanzia è passato il gatto nero, mi sono già toccato il cornetto rosso in tasca. No, diciamo che siamo convinti che cominciano a maturare. Questi ragazzi sono pronti per una categoria difficile come la terza categoria. Sembra dire una cosa, un'eresia, ma la terza categoria è difficile. È un campionato difficile, si incontrano squadre ostiche in campi difficili, però l'aspettativa per noi è alta. Poi quello che verrà ce lo terremo molto, molto stretto. Ricordiamo che quest'anno il capocannoniere del nostro campionato è stato uno dei nostri giocatori, quindi qualcosa di buono ci abbiamo. Siamo invece col direttore sportivo Maurizio Turcano. Il Pertusio si sta preparando, sta gettando le basi per la nuova stagione. Quali sono le novità fondamentali di questa squadra? Novità sostanziali: abbiamo inserito qualche elemento che ci mancava. Noi lavoriamo soprattutto sui ragazzi giovani, quindi abbiamo inserito due o tre ragazzi nuovi, giovani, dove pensiamo che ci mancava per riempire il gruppo. Il Pertusio è una squadra che punta comunque a fare bene, l'ha dimostrato in queste stagioni. Quali sono, al di là della scaramanzia, come ho già detto anche con il vicepresidente Scafidi, quali sono i traguardi che il GSD Pertusio si pone per la stagione che partirà nelle prossime settimane? Tutti gli anni partiamo con il presupposto di qualificarci per una seconda categoria. Diciamo che l'obiettivo minimo sarebbe i playoff. La stagione passata è andata malissimo, speriamo in quest'anno. Fabrizio Montino, allenatore della prima squadra del GSD Pertusio, è iniziata la stagione nuova, nel senso che si stanno gettando le basi, si inizia a lavorare sul campo. Quali sono gli obiettivi e quale è il lavoro che stai impostando per portare lontano questi ragazzi nella prossima stagione? Allora, noi soprattutto stiamo cercando di far crescere questi ragazzi, perché come vediamo sono tutti un gruppo giovane con molta voglia di fare. L'anno scorso
hanno messo le basi per fare un buon campionato, solo che un po' di testa, un po' fisici e tutti non siamo riusciti a farli andare avanti. Quest'anno cerchiamo con qualche innesto nuovo di portare su almeno nei playoff questa squadra qua. Per quanto riguarda il modulo invece, quale tipo di squadra mettere in campo? Qual è l'idea che vuoi sviluppare con questi ragazzi? Allora, come modulo io adesso stiamo ancora lavorando sopra a due moduli, che è il 4-3-2-1 e un 4-3-3, normalissimo. Questi ragazzi sono molto disponibili a provare cose nuove, anche grazie all'allenatore che c'era l'anno scorso, che l'ha impostato in un modo ottimo e mi ha lasciato un lavoro già quasi metà fatto. E niente, cerchiamo di fare bene perché, come dicevo, è una rosa molto giovane e con tanta voglia di fare.